L'ipotesi accusatoria è che le famose due fiale di potassio siano state iniettate attraverso questo meccanismo che abbiamo visto essere piuttosto atecnico all'interno di un ago, poi lo vedremo anche questo ago, nel corpo di Rosa Calderoni. Gli orari, signori, gli orari. È molto semplice. Se è stata fatta alle 8:20, come ho fatto a morire alle 9:20? C'è un'assoluta, totale incompatibilità con gli orari di presunta infusione. 8:20, 9:40. Colpo di scena a Ravenna nel processo a carico di Daniela Poggiali. La difesa della donna, affidata all'avvocato Stefano Della Valle, dopo la richiesta dell'ergastolo da parte dell'accusa, ne ha chiesto la totale assoluzione, adducendo in sostanza ad una mancanza di prove sufficienti. La difesa dell'imputata chiede l'esperimento giudiziario avente ad oggetto la possibilità di introdurre liquidi, tra parentesi, nella fattispecie CDP, all'interno della camera di gocciolamento di un deflussore uguale a quello in sequestro con un ago, transitando o dalla valvola di sfogo dell'aria, di sfiato, scusa, dell'aria, ovvero dai pertugi superiori del perforatore cosiddetto sperone. In subordine ai sensi del 530 primo comma, o con la formula che verrà ritenuta, emettere sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, ovvero perché l'imputato non l'ha commesso.